Eccoci qua nella mia sessione audio, siamo in Presonus Studio One 5.4.1, giusto, dovrebbe essere 5.4.1, vabbè. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 battute di prova, default, progetto default che uso per farvi sentire i vari plugin. Quindi vediamo di sentirlo un attimo. Abbastanza carica. In loop, così che si ripeta, abbiamo una traccia di basso, una di drum, una di sintetizzatore che dà la melodia portante e una di chitarra e la mia voce ovviamente. Partirei con mettere in suono la kick, per esempio, e vi voglio far vedere come, aggiungendo il plugin di Slate Digital, Virtual Mix Rack 2, versione 2, si può cominciare a lavorare. Ok. Cancelliamo, bene. Allora, abbiamo visto per esempio di Slate Digital che ha il Virtual Channel. Così intanto vi spiego anche questo. Virtual Channel lo carico, vedete, sul canale. Siamo sulla kick, Virtual Mix Kick. Quindi il canale va caricato sui singoli canali. Vedete che già il V-meter mi fa vedere che siamo intorno agli 0, quindi vuol dire che siamo a meno 18 decibel in digitale, e questo mi va bene. Io lo lascerei in SSL 4006 di drive, senza con pelo di spinta in più me la dà. Quindi questo va ad emulare un canale dell'SSL, quindi come se passasse, non per il mio mixer virtuale, ma la kick passasse per il canale dell'SSL, che gli dà un pochino ovviamente di saturazione, di spinta in più, eccetera eccetera. Ok. Se aumento il drive, lo porto a 9 il drive. Ok, now noise reduction è attivato, altrimenti mi attiva il fruscio emulato ovviamente algoritmicamente insieme al mio processore. Quindi hanno emulato anche il rumore di fondo, ma io non lo voglio, quindi lo tengo acceso, quindi attivato, riduzione del rumore vuol dire, senza, con, un pochino di spinta me la dà in effetti, ok? Poi, questa cassa la sento molto nasale, quindi andiamo con, per esempio, il canale SSL, equalizzatore del canale SSL, andiamo a provare a cercare di ridurre questa nasalità, questo effetto cartone. La cassa è un po' cartonata. Allora, per esempio, agisco sul low medium filter, quindi filtro delle medio basse, lo metto con una Q stretta, alzo tutto e vado a cercare la scatola.
lunghi potrebbe essere un buon punto. Siamo intorno agli 812 indicati sul pomello della frequenza. Ho allargato la Q, quindi la campana, in modo da prendere, da coinvolgere più frequenze, non solo quelle intorno alla mia frequenza di azione, di taglio in questo caso, perché sto diminuendo, vedete? Effetto scatola. Tolto l'effetto scatola. Prima. Dopo. Ok, prima, dopo. Vado a dargli un po' di alte intorno ai 4.000, 3.500, 4.000. Proviamo con una campana abbastanza stretta. Proviamo su due. Prima, dopo. E adesso diamogli appena appena un po' di compressione. Vorrei provare per esempio l'U73B. Gli dà una bella botta, per esempio, senza. Rilascio velocissimo. Due o tre decibel di guadagno. Di compressione senza, con. Riportiamo il volume un po' senza, con. Che botta che gli dà, senza, con. Gli ridà molti medi, però quelli che io gli avevo tolto prima. Quindi proviamo con un altro compressore, tipo per esempio l'1176 Black Edition, per esempio, eh. Tre decibel di riduzione. Attacco super lento, rilascio super veloce. Vi ricordo che in questa macchina l'attacco verso sinistra è super lento, verso destra è super veloce, e lo stesso vale per la release: super veloce, super lenta. Quindi a sinistra abbiamo il lento e man mano che andiamo a destra veloce per entrambi i due dati, attacco e release. Noise reduction anche qua. Quando la spia è accesa è attivato il noise reduction. 4 di ratio, 3 decibel di riduzione, senza,
con, andiamo a recuperare il volume che abbiamo perso. Senza, con, devo dire che gli dà una bella pacca, senza, con l'U73B, gli dà una bella botta di energia, però gli va a riaumentare le frequenze che di scatola che inizialmente gli avevo tolto, quindi non mi piace in questo caso, su questa cassa. Qua invece le esaspera meno le medie. Senza, con, ok, la cassa è fatta. Torniamo al Virtual Mixer, rimettiamo, la differenza è notevole. Clap. Carichiamo il Virtual Mixer. Lasciamo il Virtual Cannel. Vedete che arriva a 3, a meno 3. Quindi andiamolo a saturare in modo che arrivi almeno allo 0. Lasciamo linkati ingresso e uscita, in modo che si controbilancino. Vedete che la spia si accende rossa, quindi vuol dire che sta saturando e infatti passa lo zero. Appena appena passo lo zero, senza, con, senza, ammorbidisce gli attacchi. Collego, gli do un po' di output, senza, con, ok, questo è il canale, sempre in SSL 4000E, proviamo a cambiare. Lascerei in 4000E. Poi vedo da analizzatore di spettro che ha troppe frequenze alte, quindi mi carico l'equalizzatore sempre dell'SSL, no, chiedo scusa, mi carico l'AIR, attivo il filtro, lo metto un attimo al massimo, poi comincio a scendere. Provo a cambiare l'inclinazione.
Provo a dargli un po' di alti. Tolgo. E provo a usare un compressore. Qui potrebbe starci questo. Sentiamo. Disattiviamo. Rimetto. Virtual Kernel, British 4000G, vedete che il segnale che entra è già abbastanza altino, quindi lo vado a diminuire. Intorno agli 0. Un pelo di più. Così. Non si accende la spia, però sta saturando sicuramente. Senza. Con. Ok, almeno un pelo di più, così. Poi io qui metterei un air per filtrare le frequenze più alte. Senza. Con. Ma poi andrei a filtrare anche le basse. Aumento a 0,80 in modo da ottenere una curva con una leggera bombatura nel punto di taglio. Vedete? Qui taglio più liscio, qui con una leggera protuberanza poco prima del punto di taglio. 0,80-0,84 va già bene, per esempio. Proviamo con uno slope di una pendenza di 18 decibel per ottava. Proviamo. Vedete? Sentite, anzi,
il basso acquista vigore. Eppure sto tagliando, non sto aggiungendo, sto tagliando le frequenze ultra basse. Adesso, visto che le ho tagliate fino a 82, provo a recuperarne un po'. Prima, dopo. Adesso vado a comprimere un po', provo a comprimere con il vintage, l'1176, ma vintage, versione grey o silver con la fascia blu intorno al V-meter, circuito 1 che rende un po' sulle medie. Intorno ai 5 decibel di compressione, meno 3 decibel di compressione prima, dopo. Attacco lentissimo, rilascio velocissimo, proviamo a mettere 8 di ratio. Dopo, sentiamolo nel contesto. Andiamo con l'FGS, che è l'equalizzatore SSL, a vedere se scavando un po' vicino alle 300 Hz cambia un po' il suono. Senza, sentiamolo nel contesto. La kick è svuotata intorno ai 700-800, sì. Solo. Solo.
2, togliamo, allora lasciamo il canale, per esempio, dobbiamo spingerlo un po', arriva a fondo scala, ma di solito queste console quando spingevano anche oltre lo zero davano il meglio di loro, perché andavano appunto a saturare, senza con sentite che un po' di aiuto lo dà nella saturazione. Questo suono io sempre con un FGS andrei a filtrare le basse frequenze, perché tende un po' a sporcare le basse frequenze che potrebbero entrare in conflitto con le basse di cassa e basso, e noi non ce ne frega niente. Così abbiamo pulito. Intorno alle 200 lo sento un po' povero, allora con un bel andiamo a alzare intorno alle 200. Senza. Con. Andiamo a aumentare anche un po' le alte. Però vi ricordate cosa vi ho detto negli altri video quando lo stavamo analizzando col DDMF Plugin Doctor, che questo di solito viene usato per togliere frequenze risonanti e poi si aggiunge o il NIV, che è molto colorato, o l'API per aggiungere invece il buono, le frequenze buone. Allora le alte, anziché usare l'SSL usiamo l'FGN. Anche a saturare un pochino, SSL, quindi sto usando solo il filtro dell'SSL. Sentite che se aumento con il drive attivo vuol dire che bilancia l'output in uscita. Qui ottengo la distorsione. Con. Senza. Anonimo. Con. Di volume, quindi lo vado a bilanciare. Metto un trimmer e vado a bilanciare il volume.
pizza con l'API, lo tolgo, in questo caso lascio il div che funziona molto bene, per esempio. Stereofonicamente è molto aperto, quindi per esempio con un presonus, quindi della linea della dove stessa presonus, vado ad aprire un dual pan che io adoro, lo inserisco prima del virtual mix rec 2 link. Lascio il parametro pan in centro, wide lo chiudo. Provo a mettere in mono, sentite? Sono sempre in mono, lo tolgo. Sentite che il suono cala, sembra scomparire, perché ci sono frequenze che vanno in controfase e si cancellano mettendo in mono. Sentite adesso che ha aumentato, potrei stringerlo ancora di più, portarlo 25 o 20 anche. Sentite, tolgo, si perde. Ci sono frequenze che vanno in controfase, quindi lo rimetto. Adesso lo rimetto in stereo, voi giustamente direte, ma sì, ma rispetto a prima fa schifo. Prima era bello aperto stereofonicamente, adesso è praticamente in mono, è chiuso, fa schifo. Infatti sentite, senza, bello aperto, bello stereo, lo rimetto, chiuso. È vero, fa abbastanza schifo, ma è qui che entra in gioco. Mando una fetta, una porzione di questo suono, di questo synth, al chorus, alla traccia AUX FX dove ho caricato il chorus, e sentite che magicamente si riapre. Però si riapre in maniera buona, perché se io rimetto in mono perdo questa componente, ma mi rimane la componente del suono originale che avevo preventivato, preventivamente messo in mono, stringendo con il dual pan la stereofonia. Quindi io, anche quando verrà trasmesso in mono, questo suono non lo perdo, e quando non verrà trasmesso in mono avrà la sua componente chorus che lo allarga. Prendete in stereo, sentite che non l'ho perso. C'è anche un po' più di analogici, quindi aggiungo l'altec in modo che gli do un po' più di effetto analogico. Aggiungo la reverb, sul basso stesso discorso. Sul basso stesso discorso, è un po' aperto, quindi cosa faccio? Prima del Virtual Mix Bass 2 metto un dual pan, in modo da stringere il suono, sempre pan al centro, metto un attimo in mono, posso aprirlo anche un po' di più, sentite? Sono in mono, guardate bene, sono in mono, tolgo l'effetto, di basso lo perdo, lo rimetto e il basso si alza, perché anche qui una parte di componenti di frequenze basse andavano in controfase probabilmente, ma anche qui
Quando rimetto in stereo voi direte, ma era più bello prima, adesso è molto chiuso, molto mono. Li aggiungo con una mandata, sempre al chorus dell'Arturia Chorus Dimension D, gli mando un po' di chorus. Vedete che il basso si riapre, ma si riapre in bene, in meglio, perché se io metto in mono, cancello la componente chorus, mi rimane il suono che avevo preventivamente chiuso al 25% in mono e il suono lo sento e bene. Apro, ritorna la componente chorus e io ho il basso che suona comunque bene, bello aperto. Anzi, lo chiudo un po' perché è troppo aperto. Perfetto, sentite. Metti in mono. Tutto si sente e tutto fila liscio. Metti in stereo, rimane l'ultima faccia, guitar. Anche qui stessa cosa, carico un dual pan perché è molto aperta questa traccia stereofonicamente, la chiudo, anche qui metto in mono e vi faccio sentire, se tolgo l'effetto traccia originale un po' la chitarra si perde, prima, dopo, sentite che un po' recupero, l'ho chiusa, rimetto in stereo, chiaramente la traccia si è monoizzata e fa un po' schifo, gli metto il chorus, mando la solita mandata al chorus, forse un po' troppo, chiudo un po', ne mando un po' meno. Andiamo ad ascoltare in mono e la traccia rimane, anche se gli ho aggiunto il chorus. Quindi in mono non perde nessun segnale o nessuna componente del segnale, nessuna frequenza, ma quando rimetto in stereo ho tutto. Yeah.